Ciao a tutti, bentornati al canale, io sono Girly e sì, come l'hai letto dal titolo, oggi vi starò parlando dei 5 tagli di capelli per questo 2021. È che ormai il 2021 sta qua dietro l'angolo e se per queste festività, per queste feste natalizie vogliamo darci un taglio ai nostri capelli, penso che sia il momento giusto di guardare questo video qua. Quindi detto tutto questo, iniziamo! Ed già ti dico che questi 5 tagli di capelli sono al puro stile vintage. Vi devo dire che vintage si dice di quegli oggetti o quell'epoca che ha più di 20 anni. E siccome la tendenza di questi tagli di capelli sono gli anni 70 e 90, più vintage, dico sì, non lo so. E la prima tendenza di questi 5 tagli capelli è quella con la frangia. Stiamo vedendo questa frangia che ormai non ha tanta manutenzione e soltanto mettiamo qualche prodotto, andiamo lì col foam e già ce l'abbiamo. Il bello di questo è che possiamo abbinarle con dei capelli così tagliati, come che scalati, così con un po' di movimento e già abbiamo un bel taglio per iniziare questo 2021 molto molto fashion. C'è un taglio che non può mancare mai 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 in questa mia rubrica quando parlo di capelli, che è il taglio alla Rachel Green, e che davvero non passerà mai mai di moda, e per il primo trimestre del 2021 ce l'abbiamo anche questo benedetto taglio, però questa volta viene un po' come che con delle onde, con un po' di volume. E davvero mi piace, è un taglio molto molto bello da farsi per questa epoca, ecco. E la nostra Selena Gomez, la sua stilista si è ispirata in questo taglio. E questo va benissimo anche per le persone che hanno tanta tanta capigliatura, così cioè, hanno tanti capelli, per dare diciamo un po' più di, come di meno volume, non lo so se mi spiego, cioè per non stare così si può come che ricreare questo effetto ottico di avere meno capelli. La prossima tendenza è il taglio chan. Vi devo essere sincera, non sapevo l'esistenza di questo corte, cioè io, almeno io non mi ricordo con questo nome di chan. In pratica è un taglio molto molto easy, è più difficile il suo nome che il taglio in sé. Questo è un tipo di taglio di capelli che serve per qualsiasi tipologia di viso che abbiamo, già sia tondo, allungato, così come quello mio. Perché il trucco di questo taglio è che risiede nella maniera come viene tagliato, così come estratti, così. Quindi si adatta a tutte le fisonomie di tutte le persone, no? del nostro viso, ecco. Questo è un tipo di taglio che si può lasciare asciugare sia all'aria o semplicemente con un colpo di foam e viene molto molto bene. E secondo gli esperti questo è un taglio che ringiovanisce di un solo colpo. Ok, il secondo taglio capelli, non lo so se lo conoscete con questo nome, che sarebbe a strati invisibile, cioè il taglio a strati invisibile. In pratica questo taglio capelli è per le donne, per le ragazze e per le persone che vogliono avere i capelli lunghi senza rinunciare a un bel taglio. In pratica questo è un taglio che va così come che a scalare, come a strati, mantenendo sempre la lunghezza dei capelli. Il vantaggio di questo taglio è che possiamo eliminare un po' il peso, no? Dei capelli. Se ne abbiamo tanti e vogliamo come che alleggerire la nostra capigliatura, possiamo andare con questo taglio capelli qua. E si possono fare anche come che delle piccole onde, così per dare più movimento al taglio. E già per finire starò parlando del taglio bob, sì, questo benedetto taglio che è come quello di Rachel, non passerà mai di moda. Cioè è un tipo di taglio capelli che sembra che non vuole andare via, sempre sempre ci starà con noi.
E questo qui sarà uno dei più gettonati del 2021. Ma a differenza di quelli classici o di quelli bop che li vediamo sempre, questa volta vendrà più testurizzato, così come estratti, come lo porta la figlia di Cindy Crawford, Gaia Gerber. E secondo gli esperti anche questo taglio di capelli va benissimo per le ricci, le ragazze che hanno i capelli ricci, va molto molto bene per loro. Ok, va bene, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto questo nuovo video. Se è così, regalami un like, iscriviti al canale se è la prima volta che mi vedi, perché in questo canale parliamo di moda, di skincare, di unghie, va bene, di tante belle cose. Io intanto vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao!